Ragazzuoli, ciao a tutti e buona domenica. Questo è il secondo video della giornata per parlare brevemente, anche fondamentalmente, di quella che è la notizia di oggi legata a questo interessamento, importante interessamento della Juventus nei confronti di Zapata. E per quanto riporta almeno il Corriere dello Sport, pare che la Juventus abbia avanzato anche un'offerta, ovvero 30 milioni più Mattia Perin per l'attaccante colombiano. E io onestamente non so bene se crederci o meno personalmente. Cioè, magari posso capire effettivamente che ci possa essere un interessamento per un giocatore del calibro di Zapata. È una cosa giusta, è una cosa lecita e che mi stupirebbe relativamente, no? Visto poi quanto sta facendo bene il giocatore con Gasperini. Allo stesso tempo, però, una parte di me è convinta che se dovesse effettivamente essere questa qui l'offerta della Juventus, probabilmente la dirigenza dell'Atalanta ti riderebbe dietro, ma questo comunque è un mio pensiero personale, non sto che dire che sia effettivamente così o che le cose eventualmente andranno così, però è quello che più che altro mi viene da pensare. Per il resto, onestamente, considerando che nella mia testa è il rimpiazzo di Higuain, personalmente penso che nonostante anche Zapata ormai sia quasi sulla trentina, attualmente possa dare un pochino più di garanzie rispetto al Pipita. È un pochino più giovane, sta facendo, appunto, come detto anche in precedenza, molto bene all'Atalanta e magari potrebbe tornare utile e fare anche al caso di Sarri, assolutamente. L'unica cosa che può destare un pochino di incertezza, di titubanza, è quella legata fondamentalmente a tutti quei giocatori che vanno via dall'Atalanta per andare in altre squadre, no? Perché spesso e volentieri abbiamo visto anche negli anni passati che molti giocatori, una volta andati via dal contesto Atalanta, spesso e volentieri hanno anche deluso le aspettative. Non sto qui a dire che questo possa essere anche il caso di Zapata, però presumo sia quantomeno un dubbio lecito, ci può stare. Vedendo poi quelli che sono stati appunto anche gli altri giocatori, ci può stare pensare che possa accadere una cosa del genere anche con Zapata. Per il resto, dato che alla fine i nomi di cui si parla con un pochino più di insistenza, ma tra virgolette, tra l'altro, sono quelli di Jimenez, sono quelli di Milik, adesso pare sia uscita questa voce di Zapata, onestamente, tra i tre, vedere Zapata non mi dispiacerebbe assolutamente. Poi, che non sia magari il miglior attaccante in circolazione, che non sia quell'attaccante che ti fa fare il salto di qualità in attacco, siamo tutti d'accordo. Ma se non prendi Milik e prendi Zapata, metti, secondo me, non caschi proprio particolarmente male. Adesso il più è vedere innanzitutto come si evolve la situazione. In più, poi è anche da vedere se effettivamente è reale o meno, no? Come voce, come offerta e quant'altro. Eventualmente, io lo dico, a me non mi dispiacerebbe più di tanto vedere Zapatona alla Juventus, anche perché presumo guadagni abbastanza meno di Higuain. Ho letto che molti dicono che questo qui potrebbe essere un problema, no? Legato soprattutto all'età, che magari gli fai il contratto e poi non riuscirai più a togliertelo di mezzo. Però, sai, se gli fai un contratto umano con uno stipendio decente, perché presumo che all'Atalanta non guadagni l'ira di Dio, potrebbe fare magari anche al caso della Juventus. Poi, ovviamente, il più dopo sarà capire se come riserva di Dybala, se come titolare. Dopo lì è un altro discorso. Però intanto aspettiamo delle notizie più reali, più concrete riguardo questa possibile trattativa. Poi, eventualmente, se si dovesse anche addirittura concretizzare, penseremo a tutto il resto. E può essere comunque un buono spunto per parlarne domani con Romeone, perché appunto domani sul canale Viola alle 16 live con Romeone Agresti e quindi insomma ne parleremo anche con lui. Detto ciò, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!